Bentornati memoliani, memoliane nel mio regno. Once there was a melody that came from the depths of me, that's how it starts. Allora, raga, oggi vi svelo le 5 tipologie di madri che mi stanno proprio sul cazzo. Perché faccio questo video? Perché, per chi non lo sapesse, io sono una mamma. Mio figlio ha quasi 7 anni, 6 anni e mezzo attualmente, e mi trovo spesso e volentieri a vedere determinate diverse tipologie di genitori, di madri. E ce ne stanno certe, raga, ma ce ne stanno certe che me stanno proprio sul cavolo. Quindi, oggi vi dico 5. Per oggi ve ne dico 5. Se poi questa cosa vi piace e vogliamo farla diventare una serie, raga, basta cliccare quel bottoncino qui sotto grigio, facciamo diventa blu, mi lasciate un like e un commento e chiaramente io ne faccio altri. Quindi spetta sempre a voi l'ultima scelta. Ma quanto sono carina oggi con sto mica per tutte rosa. Ma vabbè, questa è un'altra cosa. Cominciamo subito con la prima mamma che mi sta proprio qua. Qua, cioè presente qua. Quelle che danno troppi nomi. Mi spiego meglio. Tu vai, che ne so, stai in giro, vedi una bambina, ma quanto è carina, e tu gli fai alla mamma, Madonna, ma quanto è carina, ma come si chiama? E lei si gira e te fa. E Teodolinda, Giovanna, Maria, Lucia, Stefania, detta anche Bibi. Che tu a una certa te la guardi e dici, Teodolinda, Maria, Giovanna, ma come cazzo la chiama sta ragazzina? E la madre se ne esce con, ma tutti la chiamano Bibi. Ma che cazzo gli ha di fa 84 nomi se poi la chiami Bibi? Ma che è, un peluche? Vedi che già mi sono fervorata, perché ne posso sopportare, mi stanno qua, io ne reggo. La seconda tipologia di madri che mi stanno proprio sul ca è quelle che quando gli chiedi quanti anni hanno i ragazzini, te fanno un calcolo algoritmico che se sei uno scienziato ci arrivi, o cioè devi stare lì con la calcolatrice. Esempio tipico, ma quanto è carina, ma quanti anni ha? E ha madre, 22 mesi, 3 settimane e 2 giorni fatti proprio oggi. E tu... Ma di 2 anni no, ma di quasi 2 anni, ma che ce l'ho, ma a me vuoi di pure i secondi? Non lo so, mi vuoi di pure quanti minuti e quanti secondi c'ha? Quante ore so che respira sta creatura? Ma porca miseria, ma di quasi 2 anni no, sta lì a fare i conti, cioè. Al terzo posto ci ho messo le mamme fighe di legno. Cosa intendo per fighe di legno? E mo' ve lo dico. Immaginate una scena tipo dove voi state a portare al parco vostro figlio, figlia, figli, slash, vabbè avete capito. Andate al parco e trovate la mamma tipo, a figa di legno, vestita da matrimonio, col tacco a spillo, tacco 12, in mezzo alla terra, all'erba, a merda, al piscio di cani e schifezze varie, insomma, di quello che tu puoi trovare. Giustamente in un parco che c'è sta la terra, che c'è sta l'erba, tu cazzo vai col tacco 12, ma vabbè, dettagli. Lei vestita tutta in tiro, che... Cioè, può sta per carità, tutta mega partestata, tutta figa, capello figo, mani fighe, per carità, su questo non dico niente, sempre col tacco 12, che veste da paggetto il figlio, col jeans stretto attillato che per muovesi sta creatura sembra Robocop, così, che vorrebbe andare sull'altalena a mancia arriva perché non riesce a muovere le gambe, perché ci ha messo un jeans stretto che sembra un profilattico di plastica, non lo so. Quindi, cosa fa ulteriormente dopo averlo vestito in una maniera non giusta, ragazze? Non è giusto vestire i ragazzini così al parco. Vabbè, che fa? Che gli dice, e Gianfilippo, a mamma, mi raccomando, non ti sporcare. Ma che cazzo ce la portare a fa? Ma potevi portare al matrimonio, ma mandalo in chiesa, ma non ce la... Oddio, a me mi viene l'orticaria, raga, ve lo giuro, mi viene l'orticaria. E poi al quarto posto ci ho messo quella che i suoi figli sono sempre più bravi e meglio dei tua. Sì, i tua fanno schifo, non sanno fa' un cazzo, i suoi sanno fa' tutto. Quanti anni c'ha suo figlio? 2 anni. Tuo figlio? 2 anni. Magari sono nati pure lo stesso giorno, ma il suo sa leggere, sa scrivere, sa parlare cinese, sa parlare giapponese, sa leggere l'aramaico antico. Sa lavarsi il culo da solo, è già spannolinato, non ha mai portato il ciuccio, non ha mai fatto una notte in bianco, ovviamente apparecchia, sparecchia, lava i piatti, stira e stende. Che cazzo è? Una lavatrice? Che tu, al tuo, che c'ha, magari come il mio, 7 anni, per fargli lavare il culo da solo, devi smadonna in greco.
quinto e ultimo posto, non chiudo con la chicca più chicca di tutte, però anche questa, ragazzi, c'ha il suo peso che a me mi fa incazzare in una maniera. Ma più che incazzare, mo ve lo dico perché, mo ve lo dico. Quelle che non salutano. Voi direte, e beh che te frega, infatti me frega niente, però questa categoria di donne, di madri, sono una categoria strana. Perché? Perché tu vai a portare tuo figlio alle elementari, cioè a scuola, all'asilo nido, insomma in base a che età abbiano i vostri pargoletti, le portate a scuola, tu gli passi davanti e loro ciao, e tu giustamente cortesemente ciao. Buongiorno, buonasera, grazie, arrivederci, a soreda. E questi, diciamo, saluti preliminari di cortesia che si fanno sempre con madri che ovviamente non sa manco come si chiamano, perché non te li ricordi, perché ovviamente sappiamo tutti i nomi dei compagni di classe di la madre di, ma nessuno sa il nome dei madri, e questo vabbè ci può sta. Poi magari tu gli stai panna addosso su un marciapiede mentre stai a camminare, ve scrociate e manco te guarda in faccia, cioè lei t'ha riconosciuto, t'ha visto, tu l'hai scioccata che lei t'ha visto, ma non te saluta. Ah bella, ma guarda che campo uguale, Cioè, dico io. Queste ragazze e ragazzi erano solo 5 delle madri, delle tipologie di madri che ne posso proprio tollerare, me stanno, dimmo che me stanno qua. Un tantino un po' più basso, ma famo finta che è qua, perché sennò tanto io i video non li monetizzerò mai per tutte le parolacce che dico, quindi me ne frego. Però se dopo mi tolgono mi dispiace, perché secondo me questi sono concetti importanti che vanno detti e espressi. Vabbè, ma che sto a di? Non lo so. Lascia un like al video, iscriviti al canale, seguimi sui social, trovi tutti i link giù sotto nell'info box, così come clicchi su YouPorn, clicca anche nell'info box. Ma che te ce costa? Che te fanno male le dita? Ma c'è i crampi ai dita? Dai un po'. Mua! Bisogno anch'io. Ciao!